Festa con balli in costumi dell'Ottocento. La cittadina di Quarto ha ospitato domenica nel suo caratteristico centro storico il Gran Ballo Ottocentesco. Ideato dalla parrocchia Santa Maria Libera Nossa Scandalis e l'associazione Contrada Quarto Centro, in collaborazione con la Società di Danza di Napoli, il Gran Ballo Ottocentesco nasce con lo scopo di rievocare i fasti ottocenteschi della città di Napoli, epoca in cui la città viveva gli sfarzi della capitale. La serata è stata inoltre l'occasione per presentare alla città la nuova Contrada Viticella. Ai membri della neonata Contrada è stato consegnato il gonfalone delle altre contrade cittadine, benedetto da Padre Antonio. Gran Ballo dell'Ottocento si segnala oggi come una delle manifestazioni più rappresentative dell'autunno per la numerosa partecipazione cittadina e per l'impegno delle associazioni volto all'allestimento di Piazza Santa Maria, che rendesse la manifestazione di domenica ancora più suggestiva. Per una serata la cittadina di Quarto si è trasformata in un palcoscenico di spettacoli, rievocazioni storiche, esposizioni a tema ottocentesco. Un tuffo nel passato lungo i vasti corridoi del Palazzo Reale e i suoi ampi e fastosi saloni. Come se fosse la testimonianza di un uomo contemporaneo capitato per magia in un'altra dimensione, in un altro tempo, in un allestimento nei dettagli che incontra, muovendosi di stanza in stanza, personaggi storici della capitale partenopea. Valzer, mazurche e balli di gruppo incorniciati dalle voci soprano e tenore di Gianni Baiano e Leontina Albano. L'evento si pone a due livelli inseparabili ed egual misura e peso, il livello storico e quello artistico. È infatti una sfida della cittadina quella di esplorare un'epoca storica rimanendo fedeli all'arte, della danza, della musica, di quella scenica. Un infinito ballo sul grigio pavimento di una storia che si apre discretamente per proseguire man mano con un interesse che diviene euforia di inizio-fine di un periodo storico. Un viaggio sognato, quello dei ballerini dilettanti della Società di Danza di Napoli, che con un'intensa malinconia e un rimpianto struggente del passato danzano in un labirinto di sale, corridoi e scaloni, un ritmo incalzante e forte. Il pubblico, posto intorno ai ballerini, ha accompagnato il viaggio nel tempo in un amore verso il proprio passato. Alla fine, dopo la gran prova di bravura e lo sfollamento del ballo, la nebbia e il sospiro verso una storia su cui riflettere ancora.